Ragazzi, bentornati su Stencil. Io sono Sonatok. Ragazzi, non ho ancora potuto leggervi, ahimè, in quanto sto registrando questo gameplay di seguito all'altro. Quindi non ho potuto ancora vedere le vostre interazioni o le vostre annotazioni su quello che magari ho fatto o sbagliato. Sono un attimino tornato indietro e mi sono seduto al camino, facendo naturalmente respawnare tutti i nemici. E sto andando alla scoperta di questo giardino tratto foresta. Sembra enorme. Per quanto riguarda la parte, invece, del carcere, non c'era più niente. Poco prima di chiudere il gameplay ho fatto un piccolo giro e non c'era niente. Quindi, tutto, meglio, qualsiasi cosa ci sia, è da qui. Sembra un'area abbastanza avanzata, soprattutto perché da qui in poi non c'è più niente, c'è solo mare. E queste texture sono davvero particolari, dovrebbe essere un monte, ma sembra strano, ragazzi. Non lo so, non credo che sia fatto. Non credo che sia stato lasciato al caso. C'è un motivo. Sembrano teste di bambole, non so, saranno pezzi forse di bambole. Comunque, a questo, avventuriamoci in questo mondo, nelle sue stranze, sperando di sapere qualcosa in più della farina. Ok, acceso il fuoco che a quanto pare si era ricaricato nuovamente, quindi se ne va. Ok. Qui perdersi qualcosa penso sia più che normale. Quindi iniziamo a esplorare il posto seguendo il muro, spostandoci. C'è qualcosa lì al centro ed è uno di quei mostri giganti. Qui invece, caspita ragazzi, è così strano come ho pensato. È così strano che non ci sia nessuno a dirci qualcosa o a fermarci. Ah, eccoli. Oh. Da qua si vede un po' tutto. Ah. Ragazzi, che quello sia il mostro che vedevamo dal giardino di Mirian. Ne vedo due. Iniziamo con lui. Tiriamoli uno alla volta. Magari sto sbagliando, magari non era aggressivo. Anche perché non vedo il suo attacco. Beh no, è cattivo, dai. Non abbiamo mai trovato un amico targettabile. Un simbolo di evocazione. C'è di tutto in quest'area. Aspetta. Uno, 2, 3, 4. Sì. Però sono tutti distratti, quindi iniziamo da loro. Sì, ok, ci attaccano. Era semplicemente che doveva ancora attivarsi, ragazzi. Purtroppo dobbiamo lasciarci alla fine quello che io ho definito scorpione, perché se inizia ad attaccarci da qua. Tra l'altro sembra che anche lì ci sia una strada. Cosa c'è qui al centro? Chissà se possiamo non attivarlo e scappare semplicemente verso lì. Palazzo di Esten. Naturalmente Stencil. Attiva un portale bianco che conduce al palazzo. Ok. Dov'è? Non c'è neanche nessuno alla finestra. A non capire come il fucile a pompa non abbia mai colpito gli altri nemici.
c'è un portale qui, stranamente, perché è strano, non abbiamo visto mai un portale così vicino in una zona così tranquilla. E te ne abbiamo visto solo uno. Niente, eh? Stamina, tu hai infinito. Male. Cosa c'è qua dentro? Un'invocazione. Con quella di fuori sono già due. Qui? Niente. Ragazzi, sembra il nemico di prima. Sarà la seconda boss fight contro di lui. Ecco perché c'è un portale qui. Si lascia direttamente là e fine. Ma voglio prima osservare attorno. Se ne è accorto. Ora, vediamo quanto puoi colpire e dove. Qui mi puoi colpire? Inizio a pensare che sia lui quello posto lì al centro. Niente, sa benissimo che qui può colpirmi. Ok, vediamo se oltrepassa anche questo muro. No, perfetto, possiamo colpirlo. Quanta vita! Guardate quanta me ne sta facendo consumare. Ok, basta, aspetta. Barriera e si va ad attaccarlo. Non si può così. Non si può fare. È troppa. Fermati. Fermati un attimo. Quanta ne hai? È troppo potente. Bel giardino. Io non vedo nulla oltre questa struttura, ragazzi. Ho paura che sia la fine. Ma non so, potrebbe esserci comunque un teletrasporto come nella Torre Arrugginita. Ma questa è l'area in cui abbiamo sempre visto tutto il gioco. Non ho visto se sono solo alzate per qualche motivo. Restate lì alzate. C'è anche da dire che il gioco si chiama Stencil. Quindi potrebbe benissimo essere questa la fine. Guardate come mi reagiscono i capelli alle magie. Cos'è quest'aria? Vedo un qualcosa di rosso lì. Ah, la vita, suppongo, no? No, non la si sta. Non la stanno recuperando. Pessima mossa venire qui da me. Ottima mossa invece. Finita. Tanto non andremo al boss con queste poche vite, anche se potrebbe essere un modo per conoscerlo. Non c'è nulla qui. Chissà, magari in qualche modo sono legate al boss queste strutture. Perché se no non ne capisco l'utilizzo. Torre di Roar. C'è un'altra colonna. Ehi, una con la katana, non ne vedevamo una da un po'. Lampione, no? Fiamma bianca amara. Ragazzi, qua. Sento dei rumori. Si esplora ancora un bel po'.
No, è semplicemente la struttura come è stata costruita. Infatti, guardate, ci sono dei muri invisibili qui. Peccato, il gioco però non ne aveva mai dati. Sembra un po' raffazzonato questo posto. Non sembra la costruzione ultima di tutto quello che è successo. Petali bianchi, qualcosa mi dice che questo boss utilizzerà molto le armi bianche. Medicine aggiuntive. Non sembra esserci altro. Muro segreto? No. Quindi è da lì che partono tutti questi raggi e finiscono nel mare, a quanto pare. La bianchezza qui ha fatto davvero tanti danni. C'era un oggetto nascosto qui nel mezzo. Fiamma bianca. Non lo so, il lupo aveva recuperato tutta la vita. Quindi non servirebbe infliggergli ora dei danni. Comunque abbiamo questa possibilità. Non c'è nessun nemico qui nelle vicinanze. Il boss non verrà affrontato naturalmente con questa vita se non per sfizio. Quindi facciamo queste invocazioni per esplorare la restante foresta. Magari questi amici, questi companion che andranno in fretta e furia a cercare i loro nemici, riusciremo a vedere qualche strada che potremo perderci. Questa parte fin sulla destra non c'è niente. Andiamo qui sopra che vedo già un nemico. Uno di quelli tipo ratti. Non abbiamo ancora. La vita le abbiamo dato, chiamando questi due companion. Che attacco, complimenti. Porta qualcosa. Però da qui si può benissimo vedere tutto il regno. Più o meno. Sono sempre gli alberi dei petali bianchi. Poco si distingue, purtroppo. Riusciti a uccidere quel nemico? Quel semplice nemico? Tutto così confusionario. Utilizziamo una medicina aggiuntiva. Direi di andare da quel mostro al centro, ma sembra molto molto vicino a un fuoco rosso. Ah. Ah. Caspita. Non è uno. Questo che cos'è? E qui sono già azionati. Questo è quello che abbiamo battuto. Sono tantissimi. Per ora, ragazzi, quando li abbiamo incontrati, in verità, erano presenti ingiustamente nei posti, nel senso che sono figure inutili, messe lì tanto per né a sorvegliare tesori né niente. Quindi mi intimorisce un po' il fatto di abbatterli per nulla, letteralmente nulla. Qui è l'entrata, invece. Salvo che non ci sia qualcosa nel mezzo degli alberi con i petali bianchi. Ok, bellissimo ragazzi se tutto questo sarebbe una meccanica legata a quel boss. Non lo so come, ma mi immagino un modo in cui il boss non può recuperare più vita.
Sarebbe davvero bello. Certo, magari naturalmente dovremmo distruggere tutti, se no non avrebbe effetto. Morto, sì. Ok. Non sembrano più potenti di quelli che abbiamo già conosciuto. Sembra muoversi alla cieca esattamente come quelli. Quanta vita, quanta inutile vita. E nessun drop, naturalmente. Ecco, eravate praticamente la mia unica fonte di indicazione. Nascondevano un tesoro allora. Ah, sì. Caspita. Il tesoro. Non so, ragazzi, che cos'è questa? Che cosa dovrebbe essere? È un posto in cui successivamente viene introdotto qualcosa. Per ora, dato che magari lo sviluppatore non ha avuto il tempo di completare la mappa, ha lasciato tutto un po' così. Oppure è un vicolo cieco così per denigrare gli sforzi, perché a me sembra più quest'ultimo. Se io ho combattuto contro questi mostri, ok, in una maniera particolare, ok, non li ho combattuti in ottima forma, ma tu mi devi dare un premio. Non una medicina, intendo, un premio. Però così non ci danno proprio niente. Perché non mettere un vestito lì in fondo, per esempio? Un cappello. E non sto dicendo di doverne creare di nuovi, potevo utilizzare quelli che già avevamo, semplicemente disporlo lì. Non lo so, così facendo mi sembra inutile. Comunque, abbiamo acceso tutti questi fuochi bianchi. Torniamo vicino al falò e vediamo un po' cosa succede ora, per quanto abbiamo visto falò così distanti da farci fare avanti e dietro tantissime volte. Invece ora ci hanno addirittura messo un portale lì vicino. Quindi ho paura di essere arrivato alla fine, purtroppo. Ecco il portale. Se lo uso, no? Posso tornare indietro, quindi prima sediamoci. Sperando che in questo caso non si resetti tutta la nostra esplorazione riguardanti i fuochi. Possiamo mettere di livello? Sì, aumentiamo un po' a forza. Riposiamo e parliamo con te. Devi dirmi qualcosa. Quindi le guardie bianche sono quelle con le lame bianche. Beh, non abbiamo più nulla da perdere. Si esplora. Voglio vedere dove mi fanno spawnare, ragazzi. Una parte di me spira al sinistra di quella sala. L'altra parte ha paura che sia qui, esattamente davanti a tutti i nemici. Che senso ha? Sesta cosa, vuoi farmi esplorare in qualche modo? Mettimi qui, l'invocazione. Fammi spawnare qui, in quest'ala, e io decido cosa fare. Decido se andare a affrontare il boss, decido se andare qui a combattere. Se invocare, comunque tutte le scelte, ma farmele prendere. Comunque, seduta o estesa? Che succede? Affrontiamola. Abbiamo tutto. Tutto tranne purtroppo. Conosciuto il prigioniero. Non c'è nulla, qui finisce. Grande est. Aspetta, se ne ha di vita. Però c'è anche più. Oh, caspita, mi sono tenuto
Mi sono tenuto la barriera. Mi hanno quasi preso, ragazzi. Aspita. No, no, no. Ma mi sono fermato un attimo. Guardate. Eh sì, mi mette il bianco. Aspetta, caspita. No, anche qui fai la combo. Ah, ok, lì va. Se non altro un poco di meno. Perriato, ragazzi, con la katana. Che non avevo. Serve la stessa boss fight in un'arena più ampia. Questa cosa è strana. Molto strana. Non è neanche più forte, ragazzi. Probabilmente c'è una fase 2. Anzi, sicuramente c'è una fase 2. Hanno pure messo una melodia simile a quella della Lord of Cinder, Dark Souls 3. E mettiamo la katana bianca. E torniamo lì. Se, e ripeto, se è presente una fase 2, utilizzando le armi infuse di bianchezza amara, potremmo levarle la vita permanentemente e farle iniziare la fase 2 senza vita, o comunque con una vita bloccata, se il boss è fatto bene e segue le regole del gioco, sì. Altrimenti no. Che bello però. Gliene frega niente a lei. Lei ci prende comunque. Gli leviamo nulla. Smettila. Schivato come è l'ultimo. Ecco, io corro pensando di avere una stamina infinita, cosa che non ho. Però mi farà solo danno bianco? No, danno normale anche. Entrambi i tipi di danno. Beh, se non altro abbiamo il teletrasporto a due passi. Ragazzi, ci vediamo durante il combattimento, spero decisivo. Vi farò sapere quante volte sarò morto. Nel caso. Voglio anche provare a combattere naturalmente con un companion. Vediamo. Potremmo utilizzarne due. Non voglio, utilizziamone uno ora. Facciamo una prova. Chiamiamolo. Come sei vestito? Chi sei? Ah, proprio così, base, come all'inizio. Ci sta. Dopotutto il boss è solo il doppio più potente. Ho sbagliato ad avvicinarmi, vero? Non gliene frega niente. Presa. Io ho provato a schivare i ragazzi, ma mi ha preso comunque. Non riesce a stare indietro il compagno? No, dai, l'ho schivata. Lasciami, lasciami. Quanto lontano. Già morto. Tra l'altro il gioco è leale perché non ci permette di fare questa cosa. Non possiamo attaccarlo da lontano più volte del dovuto. Guardate però con un po' di intraprendenza cosa si arriva a fare. Si arriva tranquillamente a levarle tantissima vita. Ok, recuperiamo un po' di vita. Chiamo. Paura, 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 paura. Paura. Ok. È troppo facile. C'è una fase 2. Ci arriviamo. Alla fase 2, ragazzi, ne sono sicuro. Salvo che non ci sia un altro boss dopo. C'è anche questa opzione. Ma c'è una fase 2. Ho riprovato un'altra volta e ho perso con il companion.
E ho modificato un po' le mie armi secondarie. Ho messo semplicemente questa alabarda che dovrebbe, almeno a quanto c'è scritto, quando faccio una schivata perfetta, attaccarla. E ho messo lo svuotamento d'aria, così, perché voglio provare a perdere l'equilibrio. Voglio anche provare a parare con la katana quando fa l'attacco pesante. Vediamo se... No, e l'alabarda non si è attivata. O meno. Vediamo. Niente. Niente, vediamo lo spostamento d'aria. Neanche quello. Scriviamo, scriviamo. Scriviamo. Katana. Niente. L'ho utilizzata, ragazzi, ma non ha funzionato. Ci vediamo. Alla prossima. Continuerò a batterla. Voglio provare tutte le combinazioni. Ci deve essere qualcosa che la blocchi. Un'altra cosa che potrebbe magari bloccarla sarebbe il disco, ma è troppo lento da usare. Diciamo che gradirei un bel po' più di stamina. E anche di vita, perché anche quella viene elevata tantissimo. Ma cosa è certo? Debole, tra virgolette. Sì, devo provare a farle questo attacco. Questo attacco è perfetto da farle. Katana, vediamo se ha funzionato. Vediamo, non va più. Ok, devo riattivarla. Ho sbagliato attacco, ma buon per me in realtà. Katana? Niente. No, questa volta ragazzi l'ho attivata sicuramente e non è andata. Ora mi serve cura bianco, cura normale. Metà vita. E i danni da bianchezza ci sono, quindi la katana ha funzionato. Ci provo ancora. Sì, ci siamo, probabilmente. Ah, oh, caspita. C'ero quasi. Se avessi attivato l'arma secondaria o fossi scappato, ce l'avrei fatta. C'eravamo quasi però. Grazie. Come avevo previsto, è troppo bello per essere vero. Potrei... Purtroppo non funziona come avevamo previsto. Vediamo l'attacco così. Non è impossibile. Per fortuna si può schivare, ma la vita è tantissima. Aspetta. Sì, in realtà è più facile del primo. Il problema è la stamina. Aspetta, aspetta. Ragazzi, no, mi serve un attimino curarmi. Non ho più cura. Ok, questo è un buon momento. Aspetta, ci eravamo quasi. Il combattimento però è molto più leale dell'altro perché qui, ok, non hai sempre tempo per schivare, però almeno hai una finestra. Sarei potuto scappare così, ma stupido io non averlo fatto. Mi sono concentrato troppo su volermi curare. Ci rivediamo direttamente alla seconda fase, ragazzi. È bella, a meno che non si attiva immediatamente. In tal caso, ci vediamo direttamente ora. Ma vedo che c'è ancora il tetto, quindi no. È fantastico come con quest'arma, volendo, si può semplicemente schivare il boss e continuare il combattimento così vincendo. Eccoci, ragazzi. Se riusciamo a curarci e non farci attaccare, è fatta. Sarebbe tecnicamente solo schivare. Vediamo.
Però funziona in realtà la nostra mossa. Semplicemente bisogna fare super attenzione. Aspetta, fermati, fermati. Aspetta, ragazzi. Si arriva tranquillamente a metà vita. Ok, ragazzi, ci siamo. Potendo utilizzare anche solo questa mossa, vinceremo. Dobbiamo solo fare attenzione al suo attacco, che è ad aria. Eccola. L'ho schivata bene. Ma se non altro, non sono più con pochissima stamina. Se continua così, ho perso. Vediamo. Grosso errore da parte mia rischiare. Sarebbe bellissimo battela con la spada verde. Ragazzi, ho il batticuore. Pietra bianca, di colore bianco, con lucentezza bianca e condizione bianca. Creata dai signori di Estensel e Mirisel, l'alba dell'era dei due. Allora, i signori di Estensel e i signori di Mirisel sono naturalmente la pittrice e il creatore. Il creatore dovrebbe essere di Mirisel, in quanto ha lasciato Mirisel incompiuta una volta. Visto che la lucentezza, la bianchezza non dava il giusto splendore, invece il signore di Estensel dovrebbe essere la pittrice, quella che sta aspettando questo manufatto, che è appunto la fonte della bianchezza, quindi quello che ha dato la bianchezza in questo mondo, ma che non è riuscito a infondere il tutto in una maniera perfetta, lasciando il tutto con bianchezza e grigiezza, che prendeva sempre di più il sopravvento. Però questa pietra invece è perfetta, è bianca, con un cuore bianco, lucentezza bianca e anche la sua condizione è bianca, non è sporca in nessun modo. Per quanto riguarda il combattimento, ragazzi, ho davvero la tachicardia. Wow! Che cos'è stato? Quante anime, tra l'altro. Non c'è una doppia scelta, vero? Non si può fuggire in alcun modo. Sembra che non sia neanche. Ah no, ci sono delle scale. Quindi potrei andarmene come in Dark Souls. Che cos'è questo, un portale? Parlare. Chi? Non so, ragazzi. Proviamo a fare un bad ending. Proviamo a restare qui. Anche se ho paura, se è aperto, dovrei rifare il boss. Non lo so, di certo manca qualcosa. Non abbiamo conosciuto il prigioniero, non abbiamo saputo le storie di determinati personaggi. Vediamo chi è a parlare. Ok, con la signora della sciarpa gialla. Quindi abbiamo finalmente la fonte del bianco. Abbiamo il. No, non ce la faccio. Traduzione, perché la nostra missione è compiuta. Non dirò quell'altra frase. È la fine? Non rispondiamo. Ok. Finisce Stencil se rispondiamo sì. Invece così facendo abbiamo ancora l'opportunità di visitare questi luoghi. Beh, è una cosa molto carina, se non altro. Non so quanto utile, ma carina. Aspetta, ragazzi, potremmo fare così tante cose in verità. No, non possono venire qua. Sì che posso. No, ah sì, si può. Vediamo se moriamo cosa succede. Ho troppa paura per morire, non vorrei riaffrontare nuovamente il boss. E se loro vengono, eh? Fatemi godere questo momento, caspita. Non so, ragazzi, da una parte sono felice, ho finito Stencil, prima o poi doveva essere succedere, fisiologico. Dall'altra non voglio finirlo. Non so cosa ci attende dopo. E sarebbe interessante scoprire e sapere
degli altri personaggi, cosa avviene per loro. D'altro lato, è giusto vivere la storia così come è andata, non modificarla. Non abbiamo mai conosciuto determinati personaggi, perché dovremmo tornare a salutarli? Penso che sia giusto così, probabilmente. È andata così. Questo è stato il nostro Stencil. Eh sì, ragazzi, finisce così quindi. Peccato. Eppure siamo stati molto bravi. Direi che semmai ci fosse una seconda run da parte mia, voglio mostrarvi in qualche modo, magari su Instagram, i personaggi che ci siamo persi, le azioni che ci siamo persi, magari con Instagram o qui con degli shorts potremmo provarci, perché no? Voglio anche provare ad attaccare i personaggi per quanto dubito che sia fattibile. Stavo notando come il palazzo sia stato tranciato, quindi, d'altezza esattamente nostra. Quindi non ci ha decapitato per non so quale miracolo. Scopriamolo, ragazzi. Finiamo Stencil. Glitter bianco. Beh, grazie per questa avventura. Grazie a te, signora della sciarpa gialla. Un tuo simbolo di evocazione qui fuori, un po' come Solaire, sarebbe stato più che gradito. Se non altro come aiuto morale. Magari potevi rimanere qui in un angolo a tifare per noi. Le ali bianche si sottometteranno e ci porteranno oltre i confini di queste terre. E così le due bambole volano via dalla città. Lasciare questa palla di vetro. La palla di vetro dove ci siamo svegliati, ragazzi. Quindi ci sarà questa scena in cui voliamo via da questa palla di vetro. Il lampo giallo. Si sono uniti a lei. Bruttino questo effetto. Però lo capisco, è il lampo giallo quello che ci ha nello stato secondario. Quindi non incontreremo mai la pittrice. Beh, un applauso a Ron Wine. Che dire, ragazzi? Voglio vedere dove vanno i personaggi. Riescono tranquillamente a superare il cielo, vero? C'è tanto da dire su questo gioco. In primis, la localizzazione possiamo ben dire che è inesistente. Traduzione della pagina di Steam, ok. I testi, eccoli qua. C'è anche italiano. No, sono tutti nickname. Manca tanto a questo gioco. Sembra una gigantesca beta. Però allo stesso tempo è un gioco completo, creato da pochissime persone. In questo caso un solo sviluppatore che poi ha magari allargato il suo team. Ok, anche se ne fossero 10, anche 20, hanno replicato un lavoro davvero encomiabile. Questo gioco ha del potenziale, questo gioco è un bel gioco. Io lo definisco, come ho già detto, senza remore, senza timore in verità, meglio di Dark Souls 2 dal punto di vista di meccaniche. Poi dal punto di vista pratico, con il motore di gioco, gli elementi e tutto. Un attimino. Fuori dalla palla di vetro, forse no, beh è tutto. I serpenti blu della città stanno ancora volando sul mare. Beh, i serpenti blu sono quelle giganteschi arcobaleni, insomma. Quindi ci sarà un Stencil 2, questo vuole dirci. E finisce tutto così, con la versione 1.1.1. Beh, non so quanto cambierà, ragazzi, nel tempo, non so se migliorerà. Questo gioco ha delle difficoltà, e ci sono pratiche. Non è un Souls, io ho finito Elden Ring, ragazzi, a meno di livello 100. Non per vantarmi o per dire altro, semplicemente per dire che è fattibile.
Invece con questo gioco c'è qualcosa che non va. Manca qualcosa. Ed è un peccato. Io ripeto, penso che sia tutto colpa, tra virgolette, del motore di gioco. Ci sono dei problemi e sono evidenti. Ok, partiamo così dal boss finale. Ragazzi, allora... Che è successo alle armi? Sono tutte bloccate. È rimasta solo la katana. Le armi secondarie sono bloccate. Comunque, grandi linee, con questi serpenti blu, queste zone che abbiamo visitato, ragazzi. Quella è la cattedrale, noi l'abbiamo vista. Siamo stati lì sotto. I ponti che sono qui, che si possono più o meno intravedere, noi li abbiamo percorsi tutti. Questo gigantesco gioco, perché è anche gigantesco, ragazzi, alla fine ci ha portato via 26 ore. Molte sono state di morte, molte sono state di me che giravo in giro, tentativi di esplorare meglio il tutto, però ce ne sono stati. Questo gioco è enorme, è stato sviluppato poi con del cuore, quindi per me è promosso, non a pieni vuoti, perché ripeto, dei problemi ce l'ha, e purtroppo più volte mi ha portato a trovarmi in una situazione scomoda con determinati boss e le loro combo. Però alla fine ce l'abbiamo fatta, con poche, ahimè, difficoltà. Però è stato fatto, e tutte le difficoltà sono dovute a uno studio e un equilibrio dei personaggi. Il tutto potrebbe essere fatto meglio. Io voglio poter giocare a un gioco senza salire di livello per diventare super mega potente. A me basta la semplice forza normale per poter battere un boss. Però devo poter sopravvivere, devo poter schivare una combo. Deve essermi concesso il singolo errore. Ora, io suppongo che questo gioco, o meglio, io suppongo che lo sviluppatore non riesca a trovare una quadra per rendere il gioco più affidabile nelle mani di un giocatore. Suppongo che per questo sia stata introdotta la modalità facile, per dare una possibilità al giocatore di schivare o salvarsi. L'abbiamo attivata all'inizio e non ricordo più bene come funzionava, però personalmente mi ha dato... Lui? Chi è? Io non ho evocato nessuno. Cosa sta succedendo, ragazzi? Reagisce ai nostri colpi. Guardate. Comunque, stavo dicendo, io voglio la possibilità di sopravvivere e di giocare in determinati modi, non come tu sviluppatore mi hai detto di fare. La modalità facile esiste ed è un peccato, sinceramente. Capisco che possa essere utilizzata da determinate persone, magari che non riescono o non hanno tempo di stare su questo gioco e imparare bene le meccaniche. Però il gioco ti mette a disposizione così tante strumenti, armi. Poi però arrivi al boss finale e non puoi fare niente. Al boss non finale, a qualsiasi altro tipo di boss, e non puoi fare niente. Sei bloccato lì. Non puoi utilizzare bene le tue armi secondarie perché sono troppo lente. Il boss ti stanna. Non c'è possibilità di creare una poise, un equilibrio, di essere forte. Semplicemente vieni buttato giù. Un peccato. Quindi questo gioco è promosso, ma deve essere migliorato. Ora, non credo che sarà mai migliorabile più di tanto. Magari ci saranno delle piccole correzioni, sarebbe perfetto. Ma suppongo che questa difficoltà sia quella giusta, la quadra che lo sviluppatore ha trovato. Questo gioco è difficile, un po' di più magari difficile, però è fattibile e quindi va bene. L'ideale sarebbe renderlo però bilanciato per quelle che sono le caratteristiche che ogni giocatore vuole imprimere al suo personaggio e non dover giocare per forza una storia così raccontata. Quindi, ragazzi, grazie mille per aver seguito questi miei gameplay su Extensel. Eh sì, mi mancava proprio un Dark Souls, un Souls-like. Non voglio neanche dire che questo gioco è meglio di quei primi Souls-like che sono usciti come Lords of the Fallen. Quelli erano carini graficamente, davano anche un'atmosfera ben riuscita. Le meccaniche lì erano più da action game. Voglio essere buono a definirle tale.
Invece manca un po' di... manca un po' di qualcosa, ecco, non mi perderò in altre parole. Semplicemente ci sono dei lavori da fare su questo gioco, ma in ogni caso, ora, un piccolo momento lo prendo per ringraziare voi. Avete seguito in tanti questa serie, purtroppo, avendo registrato questi ultimi due episodi, uno di seguito all'altro, non ho potuto leggervi. Non so bene come avete interagito con questo episodio precedente, ma nel generale, fin dove sono usciti ora e sto vedendo, è ottima. La vostra vita in tutto questo gioco è lungo, ripeto, è stato magari noioso in determinate parti, ma voi ci siete stati. C'è qualcuno che l'ha guardato, il che mi onora. Mi rende felice, mi fa commuovere, mi fa tachicardia esattamente come ho battuto quel boss, ragazzi. Perché pensare che c'è qualcuno che sta seguendo un mio gameplay su un gioco così ignoto, magari un piccolo game che giocherò, è qualcosa di speciale. Sotto questo punto di vista sto amando YouTube, ma sono qui da quasi 3 mesi e in 3 mesi penso di essere migliorato il giusto dal punto di vista tecnico. Manca un bel po' la parte community, però quella si deve sviluppare con il tempo e con il sacrificio, ma già quello che ho è così fantastico, ragazzi. E parlo di voi, naturalmente. Quindi, grazie mille per essere stati con me. Alla prossima, ragazzi. Io vado a divertirmi, battendo qualcuno nella cella e scoprendo cosa c'è. Anzi, no, no, vi lascio in silenzio, provando una nuova partita. Quindi, andiamo al menu principale. Inizio, nuovo gioco. Ascia, così ci vogliamo male, proprio attacco pesante in questo gioco, iniziare così. Suppongo che dovremmo di nuovo disattivare la modalità facce, no? Voglio vedere cosa ci ha attaccato all'inizio. Tra l'altro sarà ottimo per fare delle piccole riprese del ponte, per farvi vedere dove ci trovavamo. Un consiglio, ragazzi, per chi decidesse di provare questo gioco è di giocarlo naturalmente in italiano. Non in italiano, scusate, in inglese. Perché in italiano, ahimè, si viene a perdere tantissimo. Giusto, attacco potente, è pure io però. Sì, dammi. Si sono anche levate le mappature dei tasti. Proviamo a tenere anche la modalità facile attiva se è rimasta. Vediamo. Sì, è rimasta, così scopriamo un po' come funziona. Nel punto in cui siamo morti. Guardate, ragazzi. Cosa c'è? Terra desolata di Miren. Eccola qua. Allora, questa parte sottostante, come abbiamo visto all'inizio, è popolata da mostri, perché quella è la parte dove è rinchiuso Richard. Noi ci siamo svegliati molto vicino a lui. Guardate questa parte. E quelli sono i Fanar. Quello è il ponte che porta appunto alla prigione, al manicomio, anzi. Quella è invece la torre. Lì sopra non sono visibili, o comunque io non li vedo, ma dovrebbero esserci gli scorpioni. E sono loro probabilmente che ci battono da qui. Ora, non ho mai scoperto cos'è questo oggetto, perché sono morto. E non c'è muto. Qui non c'è nessuno. Prendiamo. E vediamo questa volta che cosa ci attacca. Eccolo. È Richard. Probabilmente. O comunque uno dei mostri con 6 arti. Ora sappiamo cos'è. Tra l'altro cercherò di bloccarlo durante l'editing. E finalmente possiamo dare risposta a questa accusa. Niente? Non c'è nulla. Quindi i personaggi non possono essere distrutti. Questo è il cammino che mi sono perso per metà gioco quasi. Non c'è nulla. Che tristezza. E continuo a dire che quest'arte di mettere appunto qui le vesti tipo Bloodborne è davvero
vile e magari un po' attira click ed è un peccato.